ben ritrovati, puntata speciale di Eventi del Territorio. Quest'oggi siamo a Cornuda, si riparte da dove ci eravamo lasciati, biennale ferroviaria di Mondellismo di Ferrovie Arrugginite, che è un'associazione del territorio, e con noi il presidente Samuel Trivellin. Ben ritrovato Samuel, è un piacere rivederti, si riparte alla grande. Sì, si riparte alla grande Luigi, veramente. Dopo ben 6 anni di attesa siamo ripartiti alla grande con la Biennale Ferroviaria Expo 2022. Un appuntamento, ecco, che come dicevo prima mancava da Cornuda da troppo tempo. Abbiamo provato negli anni a riproporlo, abbiamo dovuto aspettare la fine del Covid o comunque un po' l'allentamento di tutte le restrizioni. Nel 2020 non siamo riusciti a fare una cosa del genere, non era neanche fattibile all'epoca, ci ricordiamo come eravamo messi. Oggi, a 2 anni, ci ricordiamo come eravamo, ma siamo qui. Ripartiamo da plastici e ripartiamo da tutte le attività. Successo, non ci aspettavamo tra l'altro all'apertura del sabato pomeriggio alle 15 così tanta gente, è veramente un successone, è una gioia anche per noi che abbiamo lavorato un anno, non scherzando, oggi sono 364 giorni che ci lavoriamo a questa mostra, è una gioia vedere la gente che torna a vedere i trenini. Carlo Sartor, sindaco di Cornuda, ben ritrovato signor sindaco, grazie, è un piacere vederlo. Della tua, insomma, della tua possibilità che ci dai, ecco, di farci sentire. E quindi finalmente anche a Cornuda, dopo le sagre, si riparte alla grande anche con le manifestazioni all'interno, in luoghi chiusi, aperti però al pubblico, e quindi un grande evento anche per Cornuda. Sì, questo sì, era un evento che alcuni anni fa avevamo organizzato e ha sempre avuto successo, quindi siamo alla terza edizione. E fa piacere perché qua si vedono sia persone di una certa età, maturi diciamo, però tanti bambini che vengono entusiasti, e devo dire che anche da un punto di vista estetico i plastici fanno veramente la loro impressione, ecco, per la ricostruzione che sono riusciti a fare i vari appassionati. Luigi, ci sono circa 15 espositori, non plastici, non solo plastici ferroviari, c'è un po' di tutto. Ci sono plastici, ci sono borse scambio, ci sono cartoline, cose storiche messe in esposizione. Abbiamo tutta la parte nostra anche legata ai cimeli, una mostra ferroviaria in scala 1-5000 di tutta la linea e un po' di lavori. Abbiamo 2 banchi veri di locomotiva anche in esposizione. Oggi non funzionano, il prossimo anno con l'aiuto dei soci vedremo di farlo funzionare. Una cosa che può interessare sicuramente alle famiglie, abbiamo la fortuna qui con noi di avere polizia ferroviaria e vigili del fuoco, con attività per bambini, di sensibilizzazione, di costruzione anche del rapporto che avranno un domani con la ferrovia da pendolare, prima con le medie, poi con le superiori, magari con l'università. Avranno anche la possibilità i bambini di visitare le jeep della polizia ferroviaria con tutti i loro accessori, accompagnati dagli agenti, e anche un camion dei vigili del fuoco che sarà qui con noi salvo imprevisti. Domani veramente l'evento principale della manifestazione sarà Vapore Vivo, un circuito lungo tutto il piazzale del parcheggio della palestra, in cui con locomotive in scala 1-11, per cui molto più grandi, carri ferroviari di 1-2 metri in cui ci si può sedere sopra e viaggiare con delle vere vaporiere in miniatura. Immagini della tua inaugurazione, hai fatto un gesto di
sostegno ai ferrotramvieri che in questo periodo stanno protestando, non solo i ferrotramvieri. Sì, chiaro, è tutto il mondo dei trasporti, sia gli operatori delle ferrovie ma anche quelli degli autoservizi. Continue aggressioni, leggiamo tutti i giorni sui giornali, quindi mi pare giusto che determinate prese di posizione da parte loro siano comunque prese di posizione di tutta la nostra società che non comprende e che ha voglia comunque di legalità. Siamo aperti oggi, da adesso sono le 15 fino alle 20 di questa sera, domani saremo aperti dalle 9 alle 19. Samuel, noi ti ringraziamo, ripetiamo una frase del sindaco all'inaugurazione: non solo bambini ma anche adulti, adesso andiamo anche noi a divertirci, sì, a vedere questi bellissimi plastici. Veramente, adesso ci divertiamo noi nella Biennale, dopo tanto lavoro di montaggio, vi aspettiamo. Take a chance, will you let me ride? I could be the best thing.